Secondo quanto riportato, Meghan Markle si unirà al principe Harry agli Invictus Games dell'AIA la prossima settimana. Secondo quanto riferito, il duca e la duchessa del Sussex saranno seguiti da una troupe di documentari Netflix durante i giochi, che inizieranno sabato prossimo. Una fonte ha detto al Mirror, Meghan è entusiasta di viaggiare con Harry per l'evento, che gli sta sicuramente a cuore. Meghan potrebbe salire sul palco con Harry alla cerimonia di apertura poiché gli addetti ai lavori hanno promesso una grande sorpresa per lanciare l'evento. I Sussex avevano precedentemente annunciato uno spettacolo Netflix sui giochi, intitolato Art of Invictus. Il prossimo viaggio di Harry nei Paesi Bassi arriva dopo che ha affrontato le critiche per aver perso il servizio funebre del principe Filippo la scorsa settimana. Il duca non si è recato dagli Stati Uniti al Regno Unito per l'evento all'Abbazia di Westminster, viene mentre è coinvolto in una lite legale con il Ministero dell'Interno sulla protezione della polizia per la sua famiglia mentre è in Gran Bretagna. Ma Ken Worth, un ex ufficiale della protezione reale, ha dichiarato, sono sconcertato dal motivo per cui Harry pensa che sarebbe più al sicuro nei Paesi Bassi che nel Regno Unito. Avrebbe viaggiato al servizio funebre di suo nonno con suo fratello o suo padre e avrebbe ricevuto protezione dal MET. Non è che si sarebbe presentato all'abbazia di Westminster in bicicletta, è più rischioso andare in Olanda per sostenere un ente di beneficenza con un legame militare che venire a Londra la scorsa settimana. I Sussex vivono in California dopo aver terminato i doveri reali nel marzo 2020. Da quando hanno smesso di lavorare come reali, Harry e Meghan hanno firmato accordi redditizi con Netflix e Spotify mentre perseguono nuove vite di libertà personale e finanziaria dall'altra parte dello stagno. Harry è tornato nel Regno Unito due volte dopo il Mexit, una per il funerale di Filippo lo scorso aprile e per l'inaugurazione della statua della principessa Diana a Kensington Palace nel luglio 2021.